Buongiorno Davide, oggi un video un po' diverso dal solito, non sono le solite pillole, non sono i pochi minuti di commento a news del giorno, a fatti interessanti del quotidiano o della settimana appena trascorsa, ma oggi farò una cosa un pochino più lunga, un pochino più discorsiva, un pochino più personale. Ho intenzione di fare un commento all'intervista ad Aranzulla apparsa sul Corriere.it, che dal mio punto di vista è molto interessante. È un'intervista che vi invito a leggere, vi linko. E non farò però gag, battute, ironie su tutte le idiosincrasie di Aranzulla, su tutti i problemi che evidentemente e anche lui stesso ammette di avere, sulle sue ossessioni, i numeri, le percentuali, le ore di sonno, il rapporto con la compagna Sabrina. Queste cose non ci interessano. Quello che ci interessa è l'aspetto naturalmente tecnico, informatico, scientifico, mettiamola così, dell'intervista, che emerge in alcune battute e soprattutto la reazione, o meglio la non reazione, poi vedremo, della giornalista. Secondo me questo è un aspetto molto interessante che vale la pena assolutamente analizzare, di questa intervista, che ricordiamo è fatta a un personaggio che è uno dei primi influencer veri italiani, un influencer ante litteram. Ancora non esisteva questa figura dell'influencer quando Aranzulla lanciò il suo sito, ma il suo nome ha cominciato a circolare moltissimo. È ancora da molti in Italia considerato un super esperto, un qualcuno a cui rivolgersi, quindi qualcuno le cui parole effettivamente possono influenzare molte persone, perché come succedeva per i grandi divulgatori del passato che si rivolgevano alle masse, succede ancora adesso per certi versi in televisione, le parole di una persona di questo tipo che ha un tale livello di influenza effettivamente smuovono qualcosa, sono in grado di cambiare delle percezioni. E quindi è interessante analizzare come lui in questa intervista torni a riaffermare, a cercare di riaffermare questo primato. E lo vedremo in alcuni passaggi, secondo me, molto ficcanti. Naturalmente non c'è bisogno che vi spieghi chi è Aranzulla, cosa è il suo blog, lo conoscerete tutti. E non mi va neanche di andare ad analizzare il tipo di contenuto che fa, analizzare proprio a livello semantico, tecnico, il contenuto del suo blog o il perché lui si è sempre definito un programmatore, non conosco le sue doti di programmatore, lui ha citato segnalazioni di bug a Google, Microsoft, non sono andato a controllare, non mi interessa, francamente, in questo momento. Però andiamo proprio a vedere che cos'è il contenuto importante di questa intervista e mi sono segnato alcune cose, alcuni passaggi soprattutto. Allora, iniziamo dall'introduzione, al cappello introduttivo che ne fa la giornalista in questo articolo e dice: il sito aranzulla.it, visitato in Italia più di Amazon, dichiara per il 2021 3,8 milioni di fatturato, offre 15.000 pagine su problemi tech di ogni calibro e da come accendere il PC a come scegliersi un antivirus, una compagnia telefonica, uno smartphone. Naturalmente vedete che da un lato si parla di problemi tech di ogni calibro, poi però si dettaglia in come accendere il PC, come scegliere un antivirus, come scegliere uno smartphone o una compagnia telefonica. Quindi in realtà si passa dal calderone generale problemi tech a qualcosa che setta un pochino meglio il livello, l'antivirus, la compagnia telefonica. Questo in realtà ci dà già un primo suggerimento sul perché, sul vero motivo di questa intervista. Perché, se vi ricordate, l'anno scorso era emersa una polemica intorno ad Aranzulla ed era emersa proprio sul compenso di Aranzulla.it, di questa società, di questa SRL Aranzulla, che in realtà è lui solo, che offriva, in un annuncio di lavoro sul suo blog, 5 euro ad articolo ai collaboratori esterni. Anche oggi il suo blog è fatto di collaboratori esterni, non so quanto scriva lui, quanto scrivono gli altri, però lui stesso ammette che ci sono collaboratori freelance che scrivono articoli per il suo blog. E l'anno scorso è venuta fuori questa polemica perché lui offriva 5 euro per un articolo. In realtà un articolo poi c'era un dettaglio, il compenso è quantificato in 5 euro a scheda, erano schede prodotto,
La scheda deve essere caratterizzata dal nome del prodotto e descrizioni, e citava un range di 40, 200 o più di 200 caratteri, non so bene, però citava sempre 5 euro ad articolo. Sullo stesso link di questa offerta di lavoro, oggi, ce n'è un'altra sul sito di Ranzulla, e l'offerta è per articoli da 10.000 caratteri e da 45 euro al pezzo, quindi c'è completamente cambiato il range. Questa polemica l'anno scorso era montata molto e lui aveva risposto che nessuno era costretto ad accettare, quindi aveva già settato un po' questa sorta di distanza, di antipatia, vediamolo così, per un certo modo di intendere il mercato del lavoro. Poi ci ritornerà in questa stessa intervista, però la polemica che era cresciuta intorno a questo pezzo ne aveva un po' intaccato, non dico la popolarità, però l'immagine, e forse quindi questo ritorno alla ribalta potrebbe essere motivato anche da una volontà di un po' ripulirsi questa immagine dopo il colpo subito lo scorso anno. Non lo so, però mi è venuto, mi ha fatto anche questo esordio, parlando di fatturato, parlando del sito Ranzulla, i problemi tech, mi ha ricordato un po' che c'era stata questa polemica l'anno scorso e che forse quindi questo potrebbe essere in qualche modo collegabile al motivo per cui è nata questa nuova intervista. Si va avanti, poi c'è il discorso delle ore di sonno, e c'è quindi un'affermazione di Ranzulla sul fatto che lui calcoli perfettamente le ore di sonno, abbia un'app, abbia un qualcosa che lo aiuti a dormire, a calcolare la qualità e le ore del suo sonno. Questo va bene, lo fanno in molti, però qua arriva qualcosa di interessante, perché lui dice... Lui parla di un bisogno di dormire molto, tale da allontanare la compagna quando cerca di abbracciarlo, e gli dice testualmente: mi abbracci domani perché devo dormire. E ha una reazione, si vede un quantomeno a un tentativo di reazione da parte dell'intervistatrice. Lui risponde: senta, io oggi ho da programmare 15.000 righe di codice per il sito. E questo secondo me è un'affermazione molto interessante, perché intanto dobbiamo capire a chi si sta rivolgendo qui a Ranzulla, perché in questa intervista Ranzulla si sta rivolgendo a un pubblico generalista, non si sta rivolgendo a tecnici, non si sta rivolgendo a programmatori, non si sta rivolgendo a chi conosce la materia, l'informatica, si sta rivolgendo a un pubblico generalista, molto generalista, al Corriere della Sera, persone che non hanno probabilmente non hanno idea di quello di cui stia parlando a Ranzulla. Però questo ci fa capire, secondo me, qual è il livello di comprensione della materia informatica, molto generale, globale, stiamo parlando di livelli ad alto livello, non scendiamo nel particolare, però se abbiamo bisogno di farci un'idea di qual è il livello di comprensione di questa materia, da un'affermazione di questo tipo e dal fatto che la giornalista non sia intervenuta per chiedere spiegazioni, possiamo innanzitutto capire che il livello di comprensione è molto molto basso. Soprattutto perché immaginate se in questa intervista non fosse stata fatta da Ranzulla, ma a un a un orafo. Se un orafo avesse detto: oggi mi scusi, oggi devo incidere 15.000 anelli. Chiaramente qui subito la giornalista gli avrebbe incalzato, avrebbe detto: come 15.000 anelli, è impossibile, come non esiste il tempo materiale per cui lei oggi possa riuscire a incidere 15.000 anelli, ok? Ma vengono in mente altri tipi di professione in cui non c'è una comprensione tecnica da parte del pubblico o di chi fa le domande, però quantomeno un'idea del grado di correttezza formale di un'affermazione può esserci in linea di massima. Invece sulle righe di codice c'è la più totale mancanza di comprensione, e Ranzulla questo lo sa perfettamente, e quindi sfrutta questa debolezza per andare ad affermare un suo primato. Io oggi scrivo 15.000 righe di codice per il sito. È ovvio che è un numero che a un qualcuno che non ne capisce forse non significa niente, ma intanto è un numero grosso, molto grosso, è un qualcosa che può meravigliare, no? E poi
ricollegandolo ai suoi schemi, alle sue ore di sonno, alla rigidità con cui programma le sue giornate, uno può pensare che questa sia la sua routine quotidiana e quindi che lui possa effettivamente andare a scrivere 15.000 righe di codice ogni giorno per il sito. Perché poi c'è anche il discorso di per il sito. Cioè, il sito di Aranzulla, non so se l'avete visto, è un semplicissimo blog, nulla da eccepire, senza nulla togliere alla complessità che può avere un blog, però è un blog con una lista di articoli, i pezzi con paragrafi e immagini, i tag e una ricerca interna. Questo è il sito di Aranzulla, quindi aggiungere 15.000 righe di codice a questo sito vuol dire, anche nell'ignoranza più totale, vuol dire aggiungere qualche funzionalità importante. Quantomeno il numero così importante può suggerire una nuova funzionalità, un'aggiunta a questo sito. E da giornalista, io anche non sapendone nulla, avrei provato magari a chiedere ma qual è questa nuova funzionalità che state sviluppando, che richiede così tanto lavoro per questo blog. E invece no, perché il punto dell'intervista non è andare a capire che cosa fa questa persona ogni giorno, che cosa sta facendo, dove si trova l'importanza del lavoro che fa, dov'è la sua genialità anche. No, qui si tratta solamente di raffermare l'immagine di Aranzulla, la sua importanza come influencer, non tanto come programmatore, come informatico. È un altro tipo di obiettivo, ok? E questo ce lo conferma in questo momento. Ancora, lui prosegue, dopo aver detto che scrive 15.000 righe di codice e ci vuole concentrazione, infatti poi lo afferma. Dice, se fai un errore nella terza, le altre dopo sono da buttare. Sono da buttare. Anche qui, l'affermazione è fortissima che le altre, se sbagli alla terza, se fai un errore, posto che, adesso parlo da informatico, naturalmente tutti sappiamo che se fai un errore qualcuno te lo segnalerà, ci sono software preposte a segnalarti errori mentre lo stai scrivendo. Però mettiamo che l'errore non sia un errore formale, non sia un errore, non so, dovuto a una costante sbagliata, a un input sbagliato, non lo sappiamo. Immaginiamo che il codice sia formalmente corretto, ma che gli input siano in qualche modo sbagliati, oppure che si basi su assunti sbagliati, ok? Ma la terza riga, errore nella terza riga, ricordiamo, in un programma di 15.000 righe, errore nella terza, le altre dopo sono da buttare. Se noi prendiamo letteralmente questa affermazione, significa che un errore alla terza riga, lui prende tutte le altre 14.997 righe e le cancella, le butta e non le recupera più perché ha sbagliato nella terza? Ovviamente no, ma questa iperbole gli serve, sta ancora ad affermare che lui può dire quello che gli pare, perché intanto l'intervistatrice non capisce, non può capire, nella testa di Aranzulla l'intervistatrice e il pubblico che sta ricevendo questa intervista, sta leggendo questa intervista, non capisce, non può capire quello che lui sta dicendo. Ma il fatto che non lo possa capire non importa, perché lui comunque sta affermando una sua superiorità, sta affermando l'estrema delicatezza, precisione, l'estrema importanza di quello che sta facendo. Sta scrivendo un codice, sta scrivendo un programma talmente delicato, talmente che richiede un livello di precisione tale che sbagliare una cosa nei primissimi passaggi vuol dire che tutto il resto lo rifai da capo, lo butti e lo rifai da capo. Che in qualunque altro ambito del lavoro sarebbe un'affermazione quantomeno dibattibile, e invece no. In informatica, un'affermazione così per informatica è presa dall'intervistatrice, ma anche sono abbastanza convinto anche dal pubblico, come ok, va bene. Cioè questo ci fa capire e mi fa capire che il livello di comprensione di questa materia è davvero, davvero, davvero basso. Per il target, sto sempre riferendomi al target a cui sono convinto Aranzulla stesse pensando di rivolgersi, ok? Ed è questo che è grave, è questo che mi fa pensare, forse
quella lettera di cui avevamo parlato giorni fa dei CEO della Silicon Valley che chiedevano al presidente di instaurare, di introdurre l'informatica obbligatoria nella scuola primaria, a questo punto forse dobbiamo davvero, davvero pensare che sia fondamentale, perché se il livello è così basso da non riuscire neanche a controbattere un'affermazione, a un'iperbole di questo tipo, allora forse un minimo di consapevolezza in più potrebbe almeno aiutare a capire qualcosa che non è in giro da poco. L'informatica, la tecnologia, il digitale è qualcosa che è parte integrante delle vite di tutti da almeno 30 anni. Integrante giornalmente di tutti i lavori, di tutte le professioni, ma anche dell'istruzione, della medicina, ma della vita quotidiana. E non capire neanche la più grande iperbole su un lavoro di questo tipo è come dire non lo so, sto guidando una macchina a 2000 km orari, che è un'affermazione che anche non sapendo nulla di fisica o di motori a chiunque potrebbe sembrare iperbolica, no? Chiunque quantomeno potrebbe dire, aspetta, spiegami, approfondiamo, di cosa stai parlando? No, sull'informatica invece c'è un fidarsi, perché è Aranzulla che lo sta dicendo. Io non lo posso capire, non posso neanche chiederti spiegazioni, dettagli ulteriori. Lo hai detto tu, che sei Aranzulla, quindi io mi fido. E lui lo sa, è lì. È per questo che va a fare queste interviste, che va ad affermare queste cose. Perché lui lo sa che può dire qualunque cosa. E non gli interessa la reazione del pubblico, invece, del pubblico, che non è pubblico. Non gli interessa la reazione della nicchia tecnica, che a questo punto è una nicchia molto piccola e poco influente, almeno nel dibattito italiano. Non gli interessa la reazione mia o di altri addetti ai lavori, diciamola così, ok? Perché sa che sono poco influenti, poco importanti. Lui sa benissimo che riceverà critiche come la mia o critiche di altro genere su questo tipo di affermazioni, ma non gli interessa. Non sono importanti. Questo secondo me era molto interessante. E andiamo avanti. Qui stoppa il discorso informatico, inizia il discorso sul mercato del lavoro e sui giovani. Anche qua ci sono alcune perle importanti. Lui dice: appena metto fuori il naso dall'ufficio impazzisco, il mondo del lavoro è pieno di scappati di casa. Sugli scappati di casa qua la giornalista ha un sussulto, qui gli chiede di approfondire, non sulle 15.000 righe di codice, non sul terza riga errore buttiamo tutto, ma sugli scappati di casa del mondo del lavoro. Allora andiamo a toccare qualcosa in cui la giornalista è un pochino più ferrata, chiede spiegazioni. E qui Aranzulla fornisce la sua spiegazione. Luigi dice: le aziende assumono giovani incapaci per risparmiare. Ci ho a che fare ogni giorno. Vogliono un testimonial. Dicono: fissiamo una call. Io chiedo prima: avete il budget? Risposta: per ora no, ma sentiamoci lo stesso, anche solo per raccontarci le vacanze. Le vacanze? Ma che lavoro fa questa gente? Il licenziabile. Telefona? Qui naturalmente c'è un'aneddotica non verificabile. Lui dice: ho chiamato, mi hanno detto, parliamo delle vacanze. Non possiamo verificare questa affermazione, ci dobbiamo fidare ancora una volta. Però è interessante perché da questa affermazione, naturalmente non verificabile, parte un'invettiva contro i giovani e sul tema giovani lavoro. E dice il nostro: oggi mi pare che i genitori difendano sempre i figli facendone imbecilli. I modelli sono rapper analfabeti e TikToker che lasciano la scuola. Cambia l'algoritmo e vanno in rovina. A 50 anni chi si occuperà di loro? Qui ancora c'è un'aneddotica non verificabile. Lui dice: mi pare che i genitori difendano i figli. Però, naturalmente sono considerazioni personali, però ricordiamo, sono considerazioni di una persona che si è descritta come estremamente restia a mostrarsi in pubblico, a frequentare la società, sempre chiusa in casa. Eppure giudica qualcosa che gli pare di vedere genitori che difendono i figli. Lui non frequenta, lui non è genitore, lui da sue stesse affermazioni non va
non gira spesso, non frequenta, però ha questa sua considerazione forte su un aspetto della società. Ne prendiamo atto. E dopodiché glissiamo sui rapper analfabeti, perché non mi pare valga la pena approfondire. Invece, secondo me c'è un discorso interessante sui TikToker, perché lui dice: cambia l'algoritmo, vanno in rovina. Ma noi sappiamo che il successo di un blog come quello di Aranzulla è dovuto innanzitutto a un algoritmo, perché è l'algoritmo dei motori di ricerca, l'algoritmo di Google e poi le altre briciole degli altri motori, che consente il successo di un blog come quello di Aranzulla. Perché gli articoli sul blog di Aranzulla hanno visibilità, hanno anche pubblicità, proprio perché sono raggiunti da persone che cercano risposte a problemi sui motori di ricerca. E lui lo sa, e lui ha sfruttato questo algoritmo per proporre un certo tipo di contenuto, un certo modo di scrivere gli articoli, di scrivere i titoli degli articoli. Lui, il suo modo di avere il suo successo, il suo fatturato così alto, è innanzitutto dovuto a un algoritmo. E per questo è interessante che vada invece contro i TikToker e contro il fatto che questi TikToker sfruttino a loro modo un altro algoritmo. Perché in questo modo lui sta ancora una volta affermando una distanza, è un suo primato. Io ho costruito il mio impero, la mia notorietà, la mia importanza, non sfruttando un algoritmo, ma per la qualità del lavoro che faccio, per quello che io porto come contenuto. Questo è, anche qui la giornalista non è in grado di, o non vuole andare a scavare, però è chiaro che qui sta affermando una cosa, sta affermando proprio questo. Si vuole differenziare dagli influencer di oggi che, a suo dire, sfruttano gli algoritmi social, evidentemente. Quando noi sappiamo che lui ha fatto la stessa cosa in un altro tempo e lo sta facendo però ancora oggi, però ci tiene ad affermare una distanza. Lui è diverso. Lui porta un contenuto che vince per la qualità del suo contenuto o per come è stato portato, come è stato scritto. Però comunque è una sua superiorità, una sua diversità rispetto a tutti gli altri. Lui ci tiene quindi ad affermare questa sua immagine. Quindi da frasi come questa noi capiamo ancora una volta qual è il vero obiettivo di un'intervista come questa. È un'affermazione di sé, è un'affermazione di un, ancora una volta, di un primato. E naturalmente anche il fatturato stesso del blog deriva da un algoritmo. Perché poi, cito infatti di nuovo dall'intervista, il fatturato 2021 era di 3,8 milioni, il 50% viene da pubblicità, il 25% da link affiliati alle aziende, quindi sempre pubblicità, il restante 25% sono i corsi che faccio, le collaborazioni in cui sono testimonial, quindi di nuovo pubblicità e corsi non meglio specificati. Nel restante 25% ci sono corsi e collaborazioni, quindi non c'è un rapporto tra questi due, e i corsi comunque certamente sono dovuti innanzitutto alla sua notorietà, quindi ha sfruttato prima una notorietà dovuta al blog e alla pubblicità per poter eventualmente proporre dei corsi. Quindi diciamo che il grosso, la sostanza del suo fatturato è pubblicità, quindi senza dubbio è saper sfruttare un algoritmo, perché sappiamo che la pubblicità sul web è dovuta naturalmente ad algoritmi. E quindi di nuovo la voglia, la volontà di distinguersi, ok? E qua andiamo a conclusione, perché in realtà poi c'è tutta una seconda parte dell'intervista in cui ancora lui parla di problemi di ansia, problemi psicologici. Ci sono dei passaggi strani, ma sono se volete li affrontiamo tutti in un video gag dove ridiamo di queste cose, ma non credo che sia interessante. Invece gli ultimi aspetti interessanti sono questi. C'è la giornalista che gli fa questa domanda: sono 20 anni che risponde ai dubbi informatici degli italiani, cosa ci interessa di più? Questa è la domanda. Attenzione a dubbi informatici, ok? La risposta di Aranzulla: le domande cambiano, oggi la più frequente è come funziona OnlyFans e se bisogna pagare. Notate quindi dubbi informatici, domanda della giornalista: come funziona OnlyFans? Aranzulla lo sa
lo sa che questa non è, non c'entra niente con la sfera informatica. Ma di nuovo, è il target, è il pubblico a cui si sta rivolgendo che è importante. Ha dato esattamente la risposta che la giornalista voleva. Non so. Le sfere che interessano, che noi addetti ai lavori, pensiamo siano informatici. Quello che noi pensiamo sia informatica o che interessi al mondo come sfera informatica non è questo. Per il mondo, per il pubblico quantomeno di un'intervista di questo tipo, l'informatica è OnlyFans, è come usare internet, come usare un sito, come accedere, come scaricare un film era anni fa. Questa è l'informatica. E secondo me ci aiuta anche a mettere le cose in prospettiva, una cosa di questo tipo. E chiudo con un'altra, con l'ultima grande iperbole, mai naturalmente giustificata, di questa intervista. Cito il nostro. Ieri c'era un procedimento che richiedeva 68 minuti. Io e il mio programmatore lo abbiamo riprogrammato. Ora ne impiega uno. Analizzerei questa sentenza. Lui dice, intanto dice un procedimento, che è un termine curioso, perché procedimento è un termine che fatico a sentire in ambito di discussioni tecniche, ok? Procedimento, io non so se lui l'abbia scelto questo termine perché sapeva che dire procedura, algoritmo, non lo so, che usare un termine tecnico forse poteva essere non compreso e quindi abbia scelto un termine più facilmente comprensibile al suo pubblico, non lo so, o viceversa che sia uscito con questo tipo di affermazione dal nulla, senza che abbia reali basi, questo non lo possiamo sapere, però sappiamo che ha scelto questo termine e poi parla di questo procedimento di 68 minuti. Ora, di nuovo, mettiamo le cose in prospettiva. Aranzulla ha un blog. Aranzulla fa questo, scrive articoli per un blog indicizzato, tag, eccetera. Non so se abbia altri interessi, se crei altri tipi di software. Però sappiamo che lui ha un procedimento che richiede 68 minuti. Cosa potrebbe essere? Non mi vengono in mente procedimenti che possano richiedere 68 minuti se non processing di grandi quantità di file, potrebbe essere grandi quantità di dati, magari che hanno bisogno di essere processati, su cui vengono fatti calcoli, statistiche, magari vengono aggregati, potrebbe essere grandi mole di dati che vengono dati in pasta a un algoritmo che ci impiega 68 minuti per elaborarli o trasformarli in qualcos'altro. Ebbene, lui è il suo programmatore, non meglio specificato, probabilmente un altro freelance, non sappiamo che rapporti ci sono, lo abbiamo riprogrammato, che è un altro termine che non ha nulla a che vedere con la terminologia tecnica, ma di nuovo non gli interessa, ora ne impiega uno. E qui, di nuovo, non c'è nessuna domanda da parte della giornalista. Che cos'è questo procedimento? Che cosa, quantomeno, di che cosa si tratta? Che cosa avete portato da 68 minuti a uno? Magari avete fatto davvero una scoperta rivoluzionaria, importante per il mondo informatico, che potete magari condividere. Sappiamo che l'informatica è soprattutto condivisione. Sappiamo noi. Evidentemente non sa la giornalista o non è interessata. Magari una procedura di questo tipo, un intervento di questo tipo ha ridotto i tempi di un algoritmo che potrebbe tornare utile ad altri. Di un livello tale da più di un'ora a un minuto. E niente, questa affermazione di nuovo passa così, non c'è richiesta di dettaglio, non c'è richiesta di approfondimento, non si pensa all'iperbole, non si pensa agli aspetti che possano consentire a una figura come Aranzulla di condividere la sua evidentemente esperienza, la sua capacità con il resto del mondo. No, si parla di un individuo isolato, è un unicum Aranzulla, è isolato dal resto del panorama informatico e tecnico italiano quantomeno, e la giornalista pare non avere interesse nell'esplorare questa connessione tra Aranzulla e il resto del panorama scientifico e informatico italiano, né che ad Aranzulla stesso la cosa interessi, perché di nuovo sono convinto che emerga ancora una volta da questi passaggi che appunto questa intervista serva
a lui per affermare questo suo primato e che al pubblico fondamentalmente interessi soltanto leggere, andare a trovare le cose più piccanti della vita di un personaggio pubblico, della vita di un influencer. Queste affermazioni tecniche informatiche non interessano, passano un po' nel sottotesto, si perdono. Le gag più interessanti sono sugli abbracci della compagna, sulle ore di sonno, non su questo. E lì tornano di nuovo i discorsi sull'informatica nelle scuole, sulla comprensione dei testi tecnici. Ritorna anche gli ultimi avvenimenti che abbiamo visto ad Agenzia delle Entrate, in cui sulla stampa generalista non se n'è parlato di sicuro non a sufficienza e non in termini utili a spiegare il fenomeno, a spiegare l'accaduto, spiegare ancora questa cosa che vista con ribrezzo dalla stampa, anche un po' dal pubblico. Le spiegazioni non vincono, non piacciono. E così, insomma, ho cercato di fare un po' questa analisi del testo. Mi piaceva molto fare analisi del testo quando andavo al liceo. Analisi del testo era una delle cose che mi piacevano di più. Quando il professore e la professoressa analizzavano un testo insieme a noi, oppure ci davano ad analizzare un testo, era una cosa che mi piaceva parecchio. Andare a capire il perché della scelta di alcuni termini rispetto ad altri, o il perché dire una cosa invece che un'altra. Sono cose interessanti. Ancora di più, per me, un'intervista di questo tipo che sono in grado di analizzare anche dal punto di vista scientifico, tecnico, trovo che sia molto interessante. Tutto qui, spero che vi sia piaciuto questo piccolo divertissement che ho deciso di portare, e ci vedremo prossimamente. Ciao!